bambini sì, i bambini allora, sì, io mi chiamo Luciana. Danny. Pietro. Poi piano piano lo faremo dire a tutti. Io faccio l'organizzatrice di questo mercato, nel senso che prendo, insomma, coordino e metto insieme i produttori che vengono al mercato. Che cos'è un mercato? È dove ci stanno le bancarelle per vendere le cose. Ma qua che bancarelle ci sono? L'hai visto? Frutta? Io l'ho visto. Frutta e banane. Allora io mo vi dico subito una cosa. Questo è un mercato un po' speciale. Perché le banane delle non ci sono. Api. Perché le api. Noi ci siamo già conosciuti con le api. Perché le banane in questo mercato non ci sono. Non le trovate, mi dispiace. Perché le banane non ci sono qua? Perché le banane non si coltivano nella nostra, in Italia, ma non si coltivano soprattutto nella nostra zona. Questi produttori portano soltanto prodotti che si fanno negli orti che stanno in Campania. Che è la Campania? La regione dove viviamo noi. Solo che invece di avere tante case, ci sta tanto verde e poche case. Questo ci dovrebbe. Allora, cambiamo il verbo, ci dovrebbero essere tanto verde e poche case. In realtà, perché qua a Pellezzano, noi a Pellezzano, è bellissima Pellezzano, perché ancora tanto verde e noi possiamo sentire gli uccellini la mattina, possiamo coltivare gli orti, ma già a Salerno per esempio le case sono tante. Ma questo è un discorso più difficile, non lo facciamo. Allora, stamattina conosciamo i produttori di Slow Food Comunità della Valle dell'Irno. Ma Slow Food è una parola inglese. Chi fa l'inglese? Io no. Là dietro non sanno niente. Chi lo sa che significa Slow Food? Allora, Slow Food significa Allora, Slow Food significa... Vabbè, l'ultimo, food significa cibo. Bravissimo! Allora, food significa cibo, slow significa lento, quindi cibo lento. Che voleva dire questo cibo lento? Che quando mangiamo, soltanto dobbiamo mangiare piano perché sennò digeriamo male, ma non era questo. Cibo lento significa capire anche le cose che mettiamo in bocca. Cioè, che cosa stiamo mangiando in questo momento? Quanto è buono quello che stiamo mangiando e perché è tanto buono? Allora, quello che faremo adesso è un giretto tra alcune bancarelle del gazebo dei produttori che vi spiegheranno proprio questo, per quale motivo noi in questo mercato siamo un po' speciali. Voi lo capirete e poi lo andrete a raccontare anche ai vostri amici, va bene? Quindi l'importante è che capiamo che Slow Food è un'organizzazione internazionale, che significa cibo lento, perché quando mangiamo dobbiamo anche usare un pochino il cervello, oltre che il gusto. Cominciamo con Giampaolo. Giampaolo vi racconterà una cosa che già conoscete. L'abbiamo già fatta a scuola, chi va alla scuola di Coperchio, vi racconterà, ma Giampaolo non lo conoscete, vi racconterà la storia piccola del miele, senza dilungarci troppo. Quindi anche le api, ancora una volta le api, e poi andiamo oltre. Andiamo da Giampaolo. Allora, questo qua da noi a me è andato a fare. Cominciamo, dai, andiamo da Giampaolo. Diciamo due cose, noi dobbiamo imparare ad assaggiare i cibi. Come dobbiamo imparare ad assaggiare i cibi? Dobbiamo conoscere quello che facciamo. Molti di voi che fanno? Bevono l'acqua tutto in una volta, mangiano il cibo senza masticarlo bene.
vogliamo cambiare le nostre abitudini, invece di mangiare le merendine, mangiamo cose sane e naturali? Giampaolo, a te il microfono. Ecco qua. Meglio. Allora, Giampaolo, ci sono pure tutti quanti, chiamali tutti qua. Come on, boys. Come on. Vieni. Dai, come dobbiamo parlare, in italiano o in inglese? Tutte e due. Italiano. Ci vogliamo presentare un attimo. Allora, io sono una piccola azienda, si chiama Il Sentiero del Riccio, la mia azienda, dove non si uccidono gli animali, non si mangia carne, ma si cerca di mangiare tutto in maniera naturale, e produco dove ci sono le api, vivono da me le api, in maniera naturale cerco di trattarle, di non stressarle troppo, perché l'apicoltura è un'attività che è un allevamento, però cerchiamo di essere abbastanza, gentili con tutti gli esseri viventi. Allora, nella mia azienda si produce anche il vino, si produce l'olio. Oggi parliamo semplicemente del miele perché è un momento per capire cosa e come dobbiamo imparare ad assaggiare i cibi. Allora, perché da quando siete bambini vi si mette sempre noi il ciucciotto con qualcosa di dolce? Perché? Perché sulla lingua, all'inizio della lingua, ci sono delle papille che sono deputate ad assaggiare il dolce. Quindi la prima cosa che noi percepiamo è il dolce, è la cosa che a voi piacerà sempre di più. Più avanti imparerete, più avanti con il tempo, quando diventerete più grandi, a capire anche che ci sono altri sapori, ci sta il salato, ci sta l'amaro e ci sta il piccante quando deglutiamo. Allora, noi dobbiamo cercare di capire tutte queste componenti, non è il caso vostro, ma piano piano per capire come possiamo assaggiare. Allora, un'altra cosa che noi non facciamo mai, sapete qual è? Quando mangiamo un cibo, qualcuno di voi si avvicina e l'annusa? Pochi lo fanno. Allora, un'altra cosa che dobbiamo imparare a fare è questa. Io adesso ho dei profumi che assomigliano a quelle sostanze che voi mangiate. Allora, vogliamo fare una prova a capire se qualcuno di voi capisce da questi profumi che cosa esce fuori? Vuoi assaggiare il miele? Sì, dai. Allora, io vi passo, dovete chiudere gli occhi e dire che cosa, tra di voi capire, memorizzate qualcosa che vi ricorda. Abbiamo già segnato le varie. Chi è che mi aiuta qui? Dai. Aspetta. Passa lì avanti. Qua? Non tanto, veloce. Muovilo. Adesso facciamo sentire qui. Allora, qualcuno, cioè uno alla volta, magari qualcuno mi dice che cosa ha sentito, che cosa gli ricorda. Miele ci abbiamo assaggiato a scuola. L'olio. Va bene, allora l'odore si avvicina al miele. Vi faccio sentire qualcosa ancora di dolce e poi qualcosa di diverso dal dolce, va bene? E poi completiamo con l'assaggio reale del miele. Giampa? No, scusami. Sono tutti qua. Dai, ti aiuto io. Chi è rimasto indietro qua? Sentiamo.
Giampa, vedi che ci sono pure i ragazzi dietro questo qua. Parlate italiano o do you talk English? English, and later I can explain something more to you. Now we talk to the children first, ok? Allora, bambini, adesso che cosa avete percepito? Miele! Allora, l'odore è sempre un dolciastro e è nello spettro delle cose dolci. Vi faccio sentire l'ultimo che... Insomma, si dovrebbe un po' di... poi assaggiamo il miele? Sì, poi dopo assaggiamo il miele. Adesso dovete dire se è simile al precedente o se è qualcosa di abbastanza differente. Ma questo qua è simile. No, ce ne sono tanti. Ah, è simile. Voi l'avete sentito? Sì. Come quello di... Chi non l'ha sentito viene di nuovo qua. No. Io ve lo faccio, lo muovo perché se no si saturano le vostre, non sentirete più niente. Io miele. Però c'è anche il vento, dai, non è semplice. C'è anche il vento, quindi è uguale. Mi introduco. Mi introduco un momento, perché quello che state facendo con Giampaolo è una cosa da fare sempre quando ci avete un piatto davanti. Ah, gliel'hai detto? Allora, inutile che ve lo dico. Allora, quando mamma mette il ragù sulla tavola, la prima cosa da fare è: ah, che buon profumo! E capire pure che cosa ci sta dentro attraverso il profumo. L'ultimo che avete sentito assomiglia al miele? Sì. No. No. Allora, adesso possiamo dire che cosa avete sentito? Miele! Allora, però aspettate, l'attenuante ce l'avete perché c'è molto vento. E perché io muovevo i profumi? Li muovevo perché noi ci dobbiamo concentrare per sentire il profumo e dobbiamo semplicemente... non stare troppo vicini, altrimenti le nostre papille olfattive si saturano e non sentiremo più odori. Significa che non riescono più a recepire altri odori perché sono molto sensibili, sebbene noi abbiamo un olfatto che è di gran lunga più inferiore di quello degli animali. Infatti gli animali, vedete come si comportano, come scrutano gli odori e le percezioni della natura. Invece noi, nonostante abbiamo un olfatto così basso, non lo utilizziamo bene. Allora, i primi odori che avete sentito riguardavano il miele e un odore che ricordava l'albicocca. L'ultimo che avete sentito, qualcuno dice che era molto differente dai primi? Io dico che era differente. Sì, molto. Molto differente. Sapete che cosa era? Si chiamava pipì di gatto, l'ultimo che avete ascoltato. E sapete perché? Sapete perché? Per farvi sentire un odore che si percepisce in alcune bevande, ok? Per farvi capire che è un odore completamente diverso, ok? Non c'è niente di male, questi sono profumi che sono stati creati in laboratorio, non c'era proprio la pipì di gatto. È chiaro questo? No, ma io non ci credo, secondo me c'era la pipì di gatto, eh? Vabbè. Ma gatto femmino, ma... No, non ci state a credere. Allora, io ci credo. I profumi erano tutti sintetici, cioè fatti in laboratorio, però ricreavano l'odore naturale, è chiaro? Adesso io vi ho introdotto all'analisi sensoriale per un semplice fatto. Come dicevamo prima, aspettate, che è successo? Basta. Come dicevo prima, l'analisi sensoriale è l'anticamera della... No, è meglio, vedi? Come ti chiami tu? Giovanni, vieni qua, vieni. Allora, mi ascoltate, adesso vi faccio fare l'analisi del miele, l'analisi adesso degustativa, significa che adesso mangiate.
Però dovete, guardate, guardate come faccio io, dovete non prendere, mangiare e basta. Dobbiamo concentrarci piano piano su quello che mangiamo. Mangiamo con calma, con calma. Abbiamo annusato, non devi toccare adesso. Non devi toccare, devi semplicemente aspettare con il cucchiaino, vi faccio assaggiare a tutti voi. Ma dobbiamo assaggiare il miele. Avete sentito l'odore? All'inizio c'era un odore di miele. Adesso vi faccio assaggiare l'odore di miele, però non richiama l'odore uguale, perché tanti mieli sono differenti, ci sono tanti tipi di mieli, ok? Allora, ci sono i cucchiaini per ognuno di voi. Adesso guardatemi e poi vi faccio assaggiare. No, mi dovete dare i cucchiaini, ve li do io a voi. Ti posso aiutare, Gian? Permesso. Guardatemi. Tu non hai la voce. Guardate Giambaolo che sta facendo. Che ho fatto? L'ho fatto passare su tutta l'arcata della bocca. L'ho fatto passare su tutte le papille in modo da sentire la migliore percezione del gusto. Okay. Ora però ce l'hai la voce un po' più forte. Hai visto? Mi è arrivato. Me lo vuoi dare? Grazie al miele. Adesso. Dammi i cucchiaini a me, ti lo do io. Adesso li fate guidare. Dammi tutti i cucchiaini. Facciamo così. E fate l'assaggio. Però in silenzio, alla fine dovete pensare se vi è piaciuto o meno. Questa è la... Spalmatevelo per tutta la bocca. Capito come? Subito, non lo fate cadere. Non lo fate cadere. Subito in bocca, ognuno si prende il suo. Chi deve averlo? Forza, avvicinatevi. Chi l'ha preso? Chi l'ha preso si sposta. Chi deve ancora averlo? Vai. Spalmatelo in bocca, mi raccomando. Vai. Prego. Il sesto. Attenzione, non vi fate sporcare dal miele. A chi manca? Ce l'abbiamo tutti? Allora, piano impara. Il miele che vi ho fatto assaggiare era mille fiori. Ma vi è piaciuto o non vi è piaciuto? Mi è piaciuto! No? Sì! Non ti è piaciuto? A me sì. A chi non è piaciuto, come lo volevate? Che pensavate? Come deve essere? Il miele che piace a voi, come deve essere? Questo! Più dolce o meno dolce? Più dolce! Ma questo già è abbastanza dolce. No, era malissimo! No, allora, ci sono delle note leggermente più amaro, però non è male questo pensiero. Il miele più dolce che esiste in assoluto, sapete qual è? Quello di acacia, ricordatevelo. Acacia. No, quello è pomodoro. Quello di acacia. Qua non c'è, c'è solo mille fiori. È buonissimo. Va bene? Giuseppe! Allora Luciana, adesso fai venire i ragazzi mentre tu i bambini li porti al prossimo laboratorio. È bello. Allora, i cucchiaini dove li mettiamo? Come è stato Giampaolo? È stato bravo? Sì. E ci vogliamo fare un applauso a Giampaolo. Bravo. Bravo Giampaolo. Grazie. Ciao bambini. Continuiamo. Vito, dove ci fermi? Parlate in italiano o in inglese? Francese. Okay. Allora, dimmi. Siamo a due persone. Devo parlare in italiano? Bambini parla italiano. Tutti i bimbi dove sono? Li ho persi. Gli odori li avete sentiti? No. Non è ora di giocare. Via. Che cosa avete sentito? Odori dolci. No. Meno dolci. Alle 10 si viene Antonio, alle 11 non possiamo allineare. I bambini che c'è. E che idea ci avete del miele? Come deve essere secondo voi? Una merenda magari. Ok. Ti ricordano altri odori. E questa è la memoria olfattiva. Che idea avete voi del miele? Un attimo.
deve essere molto dolce, molto, molto, molto dolce. Ma l'avete assaggiato? Sì. Mi piace di più quello dolce o meno dolce? Lo sapete che in Italia ci sono tanti tipi di dolci? Sì. Anche abbiamo questo. Dove? In Africa. Voi fate tantissime magari varietà, ma differenti da quelle che ci sono in Italia. Sicuramente fate mille di acacia. A casa, quello che si trova anche in Italia, la casa è stata importata e quindi ci sta col miele anche da fare. Falla girare di qua, li sistemiamo un attimo. Vieni qua, allora, la più fermi un attimo. Ecco qua. Bene, oh, è buonissimo. Allora, che cosa facciamo qua? Piccoli, ascoltatemi un attimo. Adesso con Giampaolo noi abbiamo imparato una cosa. Quando si mangia e si mette in bocca un cibo qualsiasi, che cosa bisogna fare? Guardarlo prima di tutto. Che colore è questo cibo? Rosso. Rosso, perfetto. Com'è? La marmellata di Franco. Aspetta, ci arriviamo. Rosso, com'è? È morbido? Il cibo, la marmellata è morbida, perfetto. Dopodiché che cosa bisogna fare? Che va detto? Dorare. Odorate? Avete dorato? Quindi già sapete di che cosa stiamo parlando? La marmellata. No, ma di che cosa è sta marmellata? Dorato. Ma tu l'hai letto? No. Allora sentite col naso. Sentite l'odore col naso? Si sente? Sì. Si sente. No, io sento un po' del miele. Se proprio vogliamo imparare un aggettivo nuovo, questo odore è penetrante, cioè entra bene, facilmente nel naso, e ce lo dobbiamo ricordare. Dopodiché assaggiamo. Com'è questa marmellata? Buonissima. Com'è? Com'è? Buona. Buona, aspra? È un po' aspra la fragola, no? Dolce. È dolce. Però, allora ascoltate questo per favore. Ludovica, com'è? Allora, i sapori che sentiamo qua sono aspro, profumato e dolce, perché c'è lo zucchero. Buona. Sì, diamogli, vabbè, sono andati. Però io vi voglio presentare chi ha fatto il pane, perché la marmellata è così buona perché viene accompagnata ovviamente al pane. Il pane l'ha fatto Vincenzo, quindi vedete proprio le mani di chi ha preparato questo pane buonissimo, che vedete che è più scuro e integrale, è fatto con farine praticamente che non sono raffinate, non come le merendine, no? Che ci capita di mangiare. Sentite com'è buono il gusto. E questo pane di Vincenzo è un pane speciale. Adesso Vito, il papà, vi racconterà perché è un pane speciale. Ok? Anzi, Vincenzo, secondo me... Qualcosa, Vincenzo? No? No. Allora, prima domanda. Come ti chiami? Andrea. Andrea. Giorgio già l'ho conosciuto. Andrea. Giovanni. Giovanni. Si sente? Non si sente. Alice. Giuseppe. Ludovica. E tu come ti chiami? Vittorio. Wow, ma siete fortissimi! Allora, ci siamo conosciuti tutti quanti. Voi non ce l'avate. Come il vostro nome? Ma io sarei, vi dico da lì. Giorgio. Allora, ci siamo tutti? Avete preso tutti quanti il pane e marmellata? Facciamo così, mi metto io qua, bene, così bene, non litigate, bene. Dai, forza. Okay. La domanda che mi facciamo, vi piace? Dite la verità. Allora, ascoltate che dice. Oh, uno. Vi facciamo la prima domanda. Puoi chiedere chi non l'ha avuto? Così chi è che non l'ha avuto? Qua? Chi è che non l'ha avuto? Potete fare il bis, eh? No, io stavo. Qualcuno vuole il bis, cerca tutto il fiore. Ma lo dovete assaggiare tutti, perché poi vi devo fare delle domande. Io ho già assaggiato questo qui. Come il pane voi? Troppo zucchero. Questo è il pane. Eccolo qua. Allora, adesso mi dovete dire se si sente. Si sente. Luciana ci distrae i bambini. Certo. Beh, come se parlando seriamente di cane. Allora, che senti al profumo? L'avete assaggiato tutti quanti? Sì, guarda il viso. Allora, deve alzare la mano a chi piace il pane. Tutti. Bene, tanti. Benissimo, benissimo. Adesso un'altra domanda. Quanto pane mangiate al giorno? Poco?
chi mangia poco pane al giorno? Poco. Ma perché? Non mi piace. Io non ne mangio proprio. Non ne mangio la situazione. Io ne mangio solo la sera. Solo la sera. Io mangio la sera. Ah, bene. Ma... E a volte fa il pranzo. Ma sapete come si fa il pane? Sapete come si fa il pane? Come sì. Si fa? Con la radina. Grano. L'impasto. Radina. Impasto e forno. Wow, ma siete preparatissimi! Posso dire una cosa? Allora, il pane si fa, prima di togliere il grano, poi il grano si leva le balle, si porta al mulino, si macina, c'è la farina si porta al panificio, leva il pane, lo prendiamo e lo mangiamo. Posso aggiungere l'ingrediente segreto? Lo posso aggiungere? Sì! Sapete qual è? La farina. No? Provate. Lievito. No? Latte. No? Ve lo dico io. Brava, l'amore, brava. Perché il pane senza amore non viene bene. Quello è proprio l'ingrediente segreto. Penso che... L'ho sperato, adesso lo conosciamo tutti. Va bene, se volete potete continuare a mangiare il pane con la marmellata. Se volete farci qualche domanda, il microfono. Allora, incominciamo da lui che ancora non ha detto niente. Che dici? Ricordavi il nome? Dopo io. Dennis, dai. Io conosco il pane perché già sono andato in una fattoria. Ah, wow. benissimo. Qua giù, come li chiami? Giovanni. Ma questo pane... Sì, potete fare anche come certo, questo è così buono perché ci ha messo tanto ingrediente segreto, Vincenzo. Fagli tanto vedere, amore. Quanto, tanto mani. Così. Quanto amore hai messo così? Si sente, fare? Sì che si sente. Allora, amore, quando è bello. Io sono andata a Slow Food, però ho conosciuto le api, che fai niente. Slow Food difende tutte le api del mondo, lo sapete? Sì. Tu vuoi dire qualcosa? Ti è piaciuto il pane? Sì. Ah, Nicola, ricordo bene il tuo nome, Nicola. E allora, qualcun altro? No? Volete continuare in giro o volete continuare un altro po' di pane e marmellata di fragola? Pane e marmellata di fragola, va però bene. Ce lo ma possiamo... Giuseppe, vieni qua. Giuseppe fa la marmellata. Vieni, dai. Non ti intervisto, ti fai solo conoscere. Questa marmellata così buona lo fa, Cristina. La fa Giuseppe. È facile da fare. È facile da fare. Devo aprire la mamma, lo chiedo. Bene. Non ti prende la fragola. Ma voi sapete proprio tu. Prima si prende la fragola, poi si cosa, si spiace, si poi... mette il frullatore e poi si mette in una fragola. Giuseppe, giusto? No. Confermo. Allora, ma voi a devo quale due si può andare? Sì, ma non si può cercare. Il secondo si può pure fare a mano, che? Seconda B. Se la schiacci, bene. Bene, e la metti nel vasetto. Allora, potete mangiare tutto il pane e marmellata che volete. Tutto il pane e marmellata che volete. Hai mangiato tutto? No, ci sta. Però vi voglio anticipare che tra poco arriverà un nostro carissimo amico. Hai mangiato infatti sì, mamma. No, stava in casa. Hai freddo? Arriverà tra poco. Perché siamo in tempo a fargli fare una chiacchierata. Arriverà un nostro carissimo amico che... Ma mamma, se la vuoi una fetta senza marmellata la vuoi mangiare. La vuoi prendere? Allora, se la vuoi la prendo io. Perché c'ha un mulino, sa fare il pane e c'ha pure... Sapete che c'ha? Volete sapere che c'ha? Professora non ne mangia più a tavola. Va bene, allora noi lasciamo il microfono a Luciana mentre continuiamo a fare pane e marmellata. E andiamo da Carmine. Io voglio un altro po'. Ragazzi, andiamo a mangiare un fiore da Carmine. Andiamo a mangiare i fiori. Andiamo, allora, però scusate, possiamo fare un applauso a Vincenzo. Bravo Vincenzo. Fino adesso che cosa abbiamo esercitato di più? Abbiamo detto il naso e la bocca.
Adesso che cosa è cambiata? Non fa niente, piano piano. Adesso che cosa è cambiata in questa scenografia? Mi ascoltate? Mi ascoltate? Non vedete che è completamente diverso questa scenografia, questo gazebo? Che ci sta qua? Verdure! Adesso verdura. Che cosa vedete? Qual è il colore che vedete? Il verde. E qua ci sta la verdura. Ne mangiate verdura? Sì! Tanta? Bravi, bravi. Allora, Carmine, lei è Ludovica, è la nostra piccola amica del mercato, la nostra portabandiera, Ludovica, lei è un personaggio del mercato. Allora, Carmine, ci vuoi dire due cose sulle verdure? Che cosa fanno bene? Allora che sono atleti? Sì. Fanno bene perché ci aiutano, diciamo. Bravo, ci sono un sacco di vitamine nelle verdure, come nelle fave ci sono delle proteine che potrebbero addirittura, come i legumi, essere sostituite ad alcuni alimenti tipo la carne. Poi ci sono... E anche i legumi! Bravo, degli antibiotici naturali che possono essere questi. Volete odorare? Odorate un po', mettete un po' il naso in questo fascetto che è speciale. Muovetelo un po', vedete che odore c'ha. Odore di aglio! Bravo. Perché sono fiori di aglio. Questo è aglio selvatico. Aglio selvatico. Invece quest'altro odore che stai sentendo, lo riesci a sentire questo? Questo profumo, questo qua. Questi sono fiori di sambuco. Sambuco come la bacchetta di Harry Potter. Questo qua si può fare un decotto. Cristina voleva far assaggiare. Vogliamo provare a fare. Volete provare a fare? A fare una cosa un po' speciale. Sì, la vuoi provare? Le fave aperte, le posso assaggiare? Sì. Possono assaggiare. Però facciamo prima una cosa. Volete fotografare? Video. Volete provare? Di video? Ma si della solo fuori. Puoi provare? Adesso è vostro. Prendete questo qua. Se lo faccio le loro fatture, Ludovica. Questi qua, se li toccate, questi più fusi, già non mi ripigliate a me. Quando tutti lo facciamo. Assaggiatelo. Lo puoi mangiare, sì. No, io non lo mangio. Qua si sta facendo. Vedete, non ve lo perdete questo. L'assaggio non ve lo perdete. Non vi perdete questo assaggio qua. Non lo assaggio. No. Dopo ci sediamo un momento. Troppo forte. Non mi piace, facciamo un bel discorsetto. È buono, molto buono. Questo invece è aglio. Cipolle quelle là. No, io voglio assaggiare il fiore. A me manca un po'. No. Tutto? L'aglio è l'orzo di bambini. Tutto? Non ce ne manco una. Ok, io la assaggio. Prendete sempre quelli là aperti. Io lo posso assaggiare? Sì. Ok, andiamo. Allora, succo. Bimbi. Stai assaggiando il fiorellino. Carmine. Ti piace? Carmine ha un orto bellissimo. Dove? Carmine ha un orto bellissimo. Dove una volta magari vi porto. Perché là possiamo conoscere come riesce a fare queste cose buone. Come lavora Carmine? Non mi state ascoltando? Ascoltiamola. Non ho capito. Che devo fare? Ah, no, parlavo con mio figlio. Va bene, allora, perché questo mercato è importante? Perché andiamoci un poco di là, perché questi contadini non usano trattori, ma usano ancora la zappa. Sapete che cosa sono i concimi chimici? Ecco, loro non li usano. Concimi naturali. Cominciate a memorizzare, poi vedremo perché.
Lo sapete questo, il fiore di sambuco che Carmine vi ha fatto vedere? Praticamente fino a prima che inventassero il trucco per le donne, che inventassero il borotalco, siccome sopra c'è una polverina che è il polline, le donne se lo mettevano sul viso e facevano la cipria profumata. Guarda, già okay? Vedete che sulla mano lascia questo. Ma lo voglio fare pure la cipria. Vedi, vedi, vero. Hai visto? Siete pure un po' di cipria. Gratis. È vero, si sente gratis. Sì. Ora mi preoccupo. Però perle no. Il sambuco, attenzione, perché è un albero tossico, cioè si possono mangiare solo i fiori di lima cotti. Non è che vediamo in natura le cose, i fiori pigli e mangiamo. Ci sono solo alcune cose che si possono toccare. Le fave! Le fave le potete prendere a pezzetti. Non mi preoccupate. Allora, il sambuco lo lasciate. Ma invece l'aglio lo prendetevi un po' di fave. Assaggiamo le fave. Assaggiate pure le fave se volete. Hanno le fave aperte. Bellettando 3 euro mangi tutto, ma questo non si mangia. Quello là no. Meglio l'autore proprio incredibile, lei. Fatta pane e marmellata, sì, sì. Finché si tratta di cibo. State assaggiando le pure sono il mio collega. Tieni. Questo è aperto, Ludo. Dovica. Dovrebbe essere la bisetta. Favette. Vieni, andiamo solo il naso, ditemi di che si tratta. Ortica! Questa è ortica, attenzione, cade che punge! Punge l'ortica! Io ce l'ho provata! Hai la provata, sai com'è? Mettete un po' il naso in quell'altro vasetto. Cercando. No, questo vasetto, scendi. Ortica! Quella è ortica. Venite qua allora. È fatidico. No? No, no, l'ortica meglio di no. Perché giovedì dalle 6 alle 8. Wow, che profumo, senti che profumo. La settimana qua siccome è allora, come facciamo? Finiamo tra le mani. Tutti i giovedì siamo là. E odoriamo. Circolare. Che devo fare con queste fave? No, senti bene. Senti bene che sentite bene. Fresco di sentite bene, ce l'abbiamo tutte, tutti la foglia? Ah, allora se lo finiamo così tra le mani e odoriamo. Io sento menta. Che cos'è? Menta. Bravi. E che vi ricorda? La menta. Bravi. È perché il dentifricio no? Menta? Sì, così, ma tieni qua che ci facciamo fare. Cos'è la menta? No, te l'ho dato? Bella. Questa è la batteria. Piccoli, mi date un orecchio per favore? Guardate che pure l'orecchio è importante nella degustazione, lo sapete, ve l'hanno detto? Per esempio, mi seguite, vi dico una cosa che non sapete. Quando mangiate il cioccolato, non ne abbiamo qua, e lo stacca, provate prima di mangiare, provate a tagliarne un pezzo. Se fa un bel tacco secco, il cioccolato è di buonissima qualità. Se è un po' morbido, un po' meno. Quindi il cioccolato quando è buono deve fare tacco, bello forte. Allora, Cosima viene. Oh, allora scusate. Vi posso presentare zia Cosima? Zia Cosima viene dalla montagna, viene da Acerno, che è un posto bellissimo, dove si fa che cosa? Poi ci sta la neve, cioè, sulle montagne di Acerno ci sta già neve. Stamattina stava nevicando. E dopo le puliamo con la salvetta. Ad Acerno facciamo le castagne, facciamo tante cose buone che piacciono tanto. Allora, in montagna non si fanno tutte quante le verdure. Vado avanti, siete interessati? Allora, in montagna, da zia Cosima, ci sono delle cose buonissime. Le castagne, prima di tutto. Le fragole, ma anche le patate. Quindi quelle buone devono venire dalla montagna, perché sennò di buono un po' meno. Va bene, grazie zia Cosima.
e ci ha portato le erbe anche. Andiamo avanti. Chi mi dice questo che cos'è? Pasta! Pasta! Quale vi piace di più di questa pasta? Che mangiate più con gli spaghetti? Gli spaghetti. Allora, con la farina. Prima il grano, poi la farina e poi la pasta. Andiamo avanti perché qua c'è un problema. Piccoli, andiamo avanti. Grazie. Allora, non mettete le mani perché poi altre persone le devono recuperare. Non vorrei toccare perché poi altre persone. Ma voi lo sapete? Di che colore sono? Lo sapete di che colore sono le carote? Sì, sì. Perfetto. All'inizio erano, all'inizio nel senso di tanti tempo fa, erano viola, poi si sono trasformati in arancioni. E dove, chi è che l'ha fatto questo? L'ha fatto in particolare il... La cerotica, se... Ve lo dico dopo, non mi ricordo la nazione. Brasile. Eh? Brasile. No, il Brasile. Guarda, c'è europei con la maglia arancione. Ha detto... No, ah, ecco, allora, questa trasformazione l'ha fatta... Scusami, abbiamo detto di non... Lasciamoli così. Ha detto tanto cara. Allora, ascoltate. Volete rimangiare, in Olanda decisero di cambiare, l'Olanda è un paese dell'Europa, quindi sta anche non tanto vicino a noi, ma decisero di cambiare il colore delle carote da viola ad arancione. E infatti la maglia di calcio dell'Olanda, che colore è? Arancione. Cioè, verde, no, è arancione. Enza, vieni qua per questo. Guarda! Ah certo! Buongiorno a tutti! Allora, lei è Enza e coltiva tutte quante queste cose. Posso Enza è molto faticoso coltivare tutte queste belle cose. Perché è molto faticoso, perché bisogna prima tagliare le piantine, poi ci arrivano questi grassi. Venite di là. Questa è viola, perché è una varietà che si chiama cavolo viola e si fa il viso che diventa tutto colorato viola. Enza, alza la voce. 3. Abbiamo le fave che sono le ultime di stagione e poi i nostri limoni non ci mettiamo nessun pesticida sopra e quindi sono biologici che si possono anche mangiare. Allora, questa è una parola nuova, biologico, imparatela. Biologico significa che non si usano elementi chimici nella terra, cioè solo tutto naturale. Preparati. Allora, noi produciamo anche le albicocche perché noi stiamo a Somma Vesuviana vicino al Vesuvio, ok? E quindi con le albicocche, bravo, con le albicocche facciamo succo di albicocca. Aspetta, interrompo un momento. Allora, interrompo perché Enza vi ha detto un'altra cosa. Sì, delle fave ha detto sono di questa stagione, che significa che in questo mercato trovate solo la verdura e la frutta che nasce in quella stagione dove quando andate, cioè d'inverno trovate questo, d'estate trovate più col caldo le fragole e tra le altre cose le albicocche, e il Vesuvio ha delle albicocche proprio speciali. Allora adesso voi assaggiate un succo di albicocca, anche qua per favore, prima guardate, poi annusate e poi mettete in bocca e poi vi ricordate che cosa state bevendo. È una premuta di albicocca. Facciamola assaggiare pure alle mamme.
Questo per i bambini fa benissimo, eh? Fa dopo. La vuoi un'altra parte? Va bene. Allora? Prendiamo altri bicchieri, aspetta. Manzo, diciamolo pure alle mamme. Diciamo questa cosa anche alle mamme. Adesso, signore mamme, i bambini assaggiano una cosa cruda. Ci teniamo molto, è un finocchio, una cosa semplice. Cominciare un pranzo con una poco di qualcosa di crudo, un piattino di insalata piuttosto che di finocchio, di qualcosa di stagione, fa sempre bene. Dovremmo fare tutti. Lo fai tu? Allora, vi voglio presentare un signore simpatico. Mi ascoltate? Vi presento un signore simpatico che è un collega, perché fanno un po' le stesse cose e fa una produzione di albicocca. Vi dico un altro. Bambini? Allora, vi dico un'altra parola che dovete imparare, memorizzare. Presidio. Perché questa è una parola importante per Slovut. Mo ve lo spiega, facile ve lo spiega. Enzo, che pure produce albicocche. Ragazzi, secondo voi sono simpatico? Io non penso. Prima di dire questo fatto del presidio, allora l'albicocca in napoletano, vi dico quest'altra parola, si chiama cresommola. Ripetete tutti quanti, cresommola. Cresommola. Voi quando crescerete e studiate, allora c'è qualcuno che farà greco, perché questa parola viene dal greco criso mela, mela d'oro, che l'albicocca, visto che c'ha quel colore bello arancione. Sì. Questa è una spremuta e una passata di albicocca che state bevendo. Cosa ti devo dare? Come si chiama l'albicocca in napoletano? Crosommola! Risommola! Va bene, dove è andata Luciana? Luciana, stanno molto attenti, eh! Sono impegnati nel degustare. Ti è piaciuto Giuseppe? Ragazzi, ma sono diversi dai succhi che di solito assaggiate qui. Sì. Che cosa notate di diverso? Che sono? È tipo una passata, no? Di albicocca. Allora, Enzo ha detto una cosa importantissima: la prossima volta che comprate un succo di frutta tipo Zweig, mamme, un succo di frutta tipo Zweig, dite ai piccoli di ricordarsi questo succo di frutta, perché è importante, abbiamo detto, la memoria, così riuscite alla prossima, quando andate a comprare, potete scegliere, una volta che avete capito, potete scegliere uno o l'altro prodotto, forse è meglio questo. Andiamo a vedere. Salvatore. No, me l'ha detto, ciao. Salvatore produce carciofi. Sapete questi carciofi come crescono? Con un cappellino di testa. Allora mette un cappellino di greta ai carciofi fino a quando non diventano maturi. Questo per proteggere. C'è anche la sangretta. Sì. Ve lo ricordate questa cosa? Allora questi vengono. Tante domande di stampa, ma che stai facendo? Io vorrei che voi vi ricordate.
Allora, i disegni poi dopo li assaggiamo. Allora, prima di assaggiare la crema di tartocca. Ma chi ha? No, sì, sì. Ma che sono un pisello uno e assaggiate questi piselli qua dopo. Lascia! Ma mi piacciono i piselli qui. Che bello, hai mangiato i piselli qui. Che sei crudo, papà? Vediamoli qua. Uno solo per ricordo. E che fai, butti a te? Stai comportando bene. 60 centesimi questi col gambo. Non ti stai comportando bene. Bene che c'è una cerimonia? Ho capito bene che c'è una cerimonia. Allora, diciamo di nuovo perché stiamo qua stamattina, perché alla palestra Nichè di Polisportiva Nichè di Pellezzano oggi c'è un evento importante sportivo. Noi abbiamo Capezzano, avete ragione, sì. C'è un evento importante e ci ha fatto piacere, siamo stati invitati noi del mercato a stare con voi e siccome crediamo fermamente che il cibo sia importante, lo crediamo, ma è proprio obiettivamente così, che il cibo sia il motore del nostro corpo, quindi voi avete bisogno non solo di mangiare, ma di mangiare bene per essere bravi, anche per essere bravi atleti, oltre che vi dovete poi preparare tecnicamente e allenarvi, ma mangiare bene è un... Anche imparare le finte e le tecniche. Anche imparare le finte e le tecniche. E particolarmente siamo contenti di avere oggi con noi i ragazzi che fanno parte della... Allora, la Polisportiva Nichè è tra le 113 società in Italia ad aver attivato uno spazio civico di comunità, ovvero presso le nostre strutture sportive si possono tenere per i ragazzi dai 14 ai 34 anni attività sportive e non solo, extrasportive anche, infatti abbiamo anche avviato un laboratorio teatrale. Per poter appunto fare queste attività e riuscire ad includere già con i nostri gruppi sportivi quanti più ragazzi possibili. Stamattina siamo venuti qui con una rappresentanza dei più piccolini, dei più piccini che fanno sia calcio che danza presso la nostra polisportiva, poi c'è il gruppo appunto Play District che è la cooperativa San Paolo che sono dei ragazzi minori stranieri non accompagnati che sono presso una casa famiglia a Coperchia, mentre non le vedo, c'è anche l'altro gruppo della casa famiglia con dei ragazzi, questa volta sono italiani, tutti quanti italiani che abbiamo coinvolto e che dovremmo coinvolgere nelle nostre attività. Dicevo, oggi prende via la costituzione dell'Agorà della Terra, ovvero tra le attività extrasportive che la Polisportiva Nichè ha proposto e diciamo vuole portare avanti in questo progetto sportivo ed inclusivo che ha una durata di circa 22 mesi. Appunto la costituzione della Corona della Terra, cioè un momento o una serie di momenti che dovranno andare a toccare quelli che sono i temi della terra e quindi iniziamo con questa visita nella vostra pregevole iniziativa che avete ogni terza domenica del mese qui con il mercato dello slow food, appunto per far capire ai ragazzi quanto è importante la terra e quanto sono importanti i loro prodotti. Grazie, io ne approfitto per dirvi che se avete voglia di stare ancora con noi siamo qua al mercato, ma anche se ci sono delle iniziative che fate in palestra, a meno che non sia la terza domenica del mese, noi saremmo felici di seguirvi. A questi ragazzi che sono arrivati in Italia voglio dire che una delle vie belle per introdursi nel mondo del lavoro può essere anche il cibo. Se avete voglia di approfondire argomenti, modalità eccetera, noi possiamo anche andare magari a fare visita ai nostri produttori quando fa meno caldo. Comunque grazie assai di essere venuti.
Sì, attenta. Sì, ci sono le api perché abbiamo aperto il miele e qua sotto c'è un signore che vicino a noi, c'è un signore che fa il miele. Ecco perché stanno arrivando le api, ma non fanno niente. Va bene. Allora, Lucia, ti consegno questa maglia che è la maglia del progetto Play District, sponsorizzato dal Dipartimento delle politiche giovanili, il servizio civile universale di sport e salute. Grazie, io la indosserò molto volentieri, non stamattina perché fa un po' freddo, ma certamente farà parte del mio abbigliamento estivo, magari. Ecco, grazie a tutti di essere venuti. Sì, allora, per ricordarvi di questa giornata vi do un piccolo libro che spero vi farà piacere. Le pubblicazioni di Slow Food sono sempre carine e belle. Questo è che cosa mangiamo, scelte che pesano, perché scegliere il cibo buono è un fatto molto importante, è un elemento importantissimo, e noi possiamo scegliere il cibo buono, ma come tutte le cose possiamo scegliere solo se conosciamo. Quindi prima conosciamo e poi siamo più liberi di scegliere. Allora, prima loro che sanno già leggere. Ok? Ecco qua. Poi mi piacerebbe sapere se vi è piaciuto, se vi siete annoiati, se vi può essere servito questa conoscenza. Anche Elena, fa parte. Sì. Questo lo diamo. Allora, anche ai piccolini. Giorgio, prendi questo. Questo non lo dovete buttare, mi raccomando, lo dovete leggere e raccontare. Aspetta, che sennò non mi basta. Leggere e raccontare questo, poi magari io spero di incontrarvi. Grazie. Di nuovo, e mi farà piacere sapere se vi è piaciuto o meno. Come siete stati oggi? È stato bello? È stato interessante? Sì! Interessante. Che cos'è che ti è piaciuto di più? Chi me lo dice? Allora, a me mi è piaciuto di più i piselli, il pane e il... Allora, sono contenta dei piselli perché avete mangiato i piselli crudi, bravi, bravi. Chi altro? A me la cosa che mi è piaciuta è stata annusare la menta. La menta? Anche a me. Usatelo molto il naso, prima di mangiare il naso va usato. A me la cosa che mi è piaciuta di più è stata quando ho assaggiato il miele. Bene, bene. Aspetta, allora, vediamo, c'è una nuova arrivata tra di noi. Aspetta. Arrivata, una nuova. Tu forse non hai fatto tutto il giro, ma va bene così. Va bene, poi la prossima volta saremo insieme per tutta la durata. Bene, chi ancora deve avere questo piccolo librino? Io. A me mi è piaciuto assaggiare cose che non sapevo che si potessero assaggiare crude. Bravo, e cioè? Brava. I piselli, le fave e molte altre cose. E poi i fiori di aglio, che ci è piaciuto, ma puntini puntini, ma i fiori di aglio si possono mangiare. Va bene, grazie ancora. Spero che sia la prima incontro di un percorso, e auguri e in bocca al lupo a tutti. Grazie di essere venuti.